sempre Domenico Tricarico per le pizze, Federico Ricopi per i timbres interni. Oggi però abbiamo un ospite, un altro pilota per timbres interni, che è Ernesto Carlo. Lascio la chiacchierata tra i due piloti e vediamo che cosa ne esce fuori. Grazie. Grazie. Ernesto, benvenuto qui su quello che è il nostro canale del Team Race Interni, realizzato da LBIT, il nostro partner. Allora, cominciamo dalle origini. Quindi la tua passione per le auto e per le corse la conosciamo, ma il debutto quando c'è stato? Qual è stata la tua prima gara e con quale mezzo? Allora, la prima uscita che ho fatto nella mia carriera è stata con il kart. Ho iniziato a correre con il kart e niente, avevo 16 anni, ero piccolo. E niente, mi è piaciuto talmente tanto che l'ho continuato a coltivare. L'ho passato a coltivare e sono arrivato adesso che corro anche con le mani. Perfetto. Quindi la passione è cominciata da piccolo e la tua professione altrettanto, che è legata al mondo dei motori, perché? Perché faccio pure il meccanico, tra le altre cose, e una cosa è una passione che da piccolo ho avuto e l'ho portata avanti. Ecco, abbiamo entrambi i capelli bianchi e quindi diciamo tutti e due, ecco, abbiamo una passione di lunghissima data. Abbiamo condiviso tanto in questi anni di corse, un po' di guai, belle soddisfazioni, tipo quella della scorsa domenica. Sì. Trofeo Italia Storico a Magione, l'ultimo appuntamento. Raccontaci però come è iniziato il fine settimana, perché io c'ero, ma ho bisogno di conoscerlo dalle tue parole. Beh, se dobbiamo iniziare... Il weekend è iniziato il sabato sera alle 19, quando mi è arrivata una telefonata che la macchina con cui dovevo correre la domenica era sparita la prima marcia. Cominciava a dare qualche problema. Sì, però abbiamo deciso di provarci uguale e diciamo che è stata un'avventura un po' particolare, però siamo riusciti a finire la gara. Allora, lo spirito delle corse è questo: c'è l'imprevisto, si impreca un po', ci si ride sopra. Un grande amico come Gianluigi Carelli, che mette a disposizione le sue auto, il suo tempo, la sua altrettanto grande passione, ti chiama e ti dice: vai, corri lo stesso perché ci proviamo, bisogna andare. Ci proviamo, vai tranquillo, fai quello che puoi fare. Vabbè. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto il giro veloce, abbiamo fatto la pole position, però abbiamo peccato sulla partenza, perché logicamente, come ho detto, non già avevamo la prima marcia. Partire in seconda non è una bella cosa, però ci abbiamo provato, abbiamo rimontato e abbiamo... Allora, quindi parliamo un attimo di questa Alfa 33. Il nostro amico proprietario ne ha due. Lui ha corso con una 1500 gruppo A di cilindrata. A te invece ha affidato l'ultima nata, quindi una 1700 16 valvole, giusto? Sì, sì. Entrambe motore boxer. Eravate in due categorie differenti, che però poi hanno accorpato in gara. E quindi che è successo? Tu primo e lui secondo. Alla partenza. Ovviamente, diciamo, si parla poco di giochi di squadra, però in questi casi, ecco, diciamo che casi. Bisognava portare a casa il risultato. Perfetto. E ci siamo riusciti alla fine. E così è stato, quindi primo e secondo, grandissimo risultato, grande soddisfazione. Sei partito senza prima e sei arrivato con quante marce? Una sola. La quarta solo, perché il camion si è rotto. Ecco. Io che sono stato lì ai box a vedere, devo ammettere che contavo il tempo a ritroso che mancava, perché le prove erano andate come erano andate, bene dal punto di vista dei tempi, ma le beghe già emergevano, e quindi una corsa contro il tempo più del solito in questa gara. Sì, io considero che ogni volta che passavo sul traguardo controllavo il tempo, ma
passava tanto tanto lentamente. Non passa mai, non passa mai, perché pensavo solamente di arrivare al traguardo, almeno. Però insomma, gara conservativa, anche se non è di solito lo spirito che ti appartiene, quello di conservare, perché di solito Ernesto, imparerete a conoscerlo, da tutto, da subito, sempre e fino alla fine. Anche di più, però stavolta ho dovuto mettere da parte la voglia di andare forte. I capelli bianchi, diciamo prima, portano a ragionare, a fare a conti volte, con più tranquillità. A volte bisogna ragionare e cercare di portare risultati. Comunque, abbiamo parlato dell'Alfa 33 che è stata, diciamo, prestata dall'amico Gigi. Però la tua auto, quella che è diventata tua, che ti sta identificando ormai per i campionati in Italia, è arrivata 5 anni fa? Quant'è ormai? Quanto tempo è? Sì, ecco, arriva a febbraio sono 5 anni. Perfetto, perfetto. R5 GT Turbo di categoria E1. Esatto, E1 Italia. Quindi auto che deve mantenere, aiutami, solamente il monoblocco originale? Monoblocco originale Renault e poi altre cose libertà. Sono libere. Grande libertà. Quindi un 1.400 di cilindrata turbo, aste e bilancieri, quindi ovviamente parliamo di una concezione un po' antica, anche perché l'auto è nata ormai circa 40... Sì, 90. Esatto. Che però appunto con tutti gli aggiornamenti adesso andiamo proprio sui numeri che ci piacciono. Quanti cavalli ha? 240 alla ruota. Perfetto, quindi comunque... veri che vanno a terra. Sì. Allargamenti in vetro resina, materiale leggero, tu le alleggerita ovunque, la conosciamo bene. Poi ci può fare, l'ho fatto, esatto. Perché la sicurezza è la prima cosa che uno bene o male la deve tenere, però vediamo un attimino se possiamo migliorare, tutto lì. Adesso vediamo un attimino se quest'altro anno ormai possiamo fare qualcosa di buono. Perché abbiamo avuto a Termillo un problema, un piccolo guaio. Il progetto era quello di essere anche alla cronoscalata della Castellana che si svolgeva a Orvieto nella nostra provincia, però siamo ancora nel dubbio. Nel dubbio. Finisce lì. Benissimo. E comunque, tornando all'R5, auto che ci ha dato, perché ovviamente tu guidi, tu vai forte, ma la soddisfazione è condivisa con tutti. Anche se non sbaglio, vado a memoria, lo scorso anno a Montefiascone un terzo assoluto? Sì, l'anno scorso sì, terzo assoluto. Dietro una Ferrari, che insomma è un nome che tutto sommato anche chi conosce meno lo sport, insomma, capisce il valore di questo. Quindi, prossimi impegni a Castellana con un punto interrogativo. 2025 invece? Vediamo un attimino, deve uscire il calendario, bisogna vedere la macchina a che punto si trova e vediamo un attimino cosa va. Esatto. La R5 nella sua categoria può correre, può partecipare alle gare in salita e anche in pista. Sì. Ecco, questo perché non essendo un'auto targata, dai rally, sia per il fatto che è targata sia per questione di regolamento, non è possibile utilizzarla. No. Bene. Ernesto, sono tornato, ti ho lasciato in buone mani. Sì, certamente. Ottime. Vabbè, va detto per forza. Una domanda, ma la vettura alla fine, abbiamo parlato di preparazioni, le preparazioni le fai tu oppure sono affidate a terzi? No, le faccio tutto da solo, da A alla Z, finché posso. Poi dopo, ovviamente, chiedo mano a qualcuno, però le faccio tutte da solo. Quindi hai tutto lo studio sulla preparazione del motore, l'assetto, i freni? Sì. Quindi ovviamente ci darà una mano come consulente quando dovremo affrontare queste tematiche per le prossime puntate. C'è problema. Suo malgrado sul campo lo fa ad ogni gara, per noi e per tutti gli altri piloti, quindi è così. Perché se vieni dal mondo dal kart, già stai metà dell'opera. Sì. Il kart, se riesci ad andare forte col kart, le macchine diventano più facili. Ah, questo è sicuro. Non a caso i grandi piloti di formula nascono lì. Sì. Perché la...
sensibilità, le regolazioni, le senti tutte quante, si imparano lì, certo. Però c'è la vettura, diventare un tutt'uno quella vettura, quel carro. Sì, sì, vettura, sì, sì. No? Sì. Okay, ti devi sentire unico. Dentro una macchina devi essere tu e lei. E basta. Anche perché il kart perdona molto meno dell'auto. Se non è a posto. Ma lui. Perdona il kart? Il kart perdona se c'è tanta confidenza. Allora qualcosa ti perdona, ma se no. Cosa mi piace che noto sempre, no, in tutti gli appassionati, questa è una cosa in cui vengo anche preso in giro, che quando parliamo che sia una vettura stradale che sia una vettura da gara, si parla con tantissimo rispetto di essa, ma allo stesso modo come se fosse viva ognuno di noi, e vedo questa cosa anche da te, no? Mi stai parlando del kart come se stessi parlando di un'altra persona, di un'entità, e non di un pezzo di ferro o un elettrodomestico con le ruote, come molti definiscono le autovetture. Infatti si parla di confidenza con l'auto, avere confidenza con l'auto, sentirsela addosso. Infatti tanti quando montano in macchina da gara, le cinte le tengono lente, quello è un male. Primo, perché se succede un incidente ti fai male in doppio. Secondo, tu devi sentire tutti gli spostamenti della macchina. Corpo. Devi stare tutt'uno col sedile. Questa è una legge propria, una legge. Dicendola un pochino più bruttina, la macchina si guida col culo. Sì, sì, no, ecco. Funziona così. Nel senso che no, va, no, tu sentita. Tutto. Sì, sì. Tutto devi sentire tutto. Devi essere proprio tu e lei, tutto. Bellissimo. Allora dobbiamo provare, Federico. Mi dovrò sedere su un'auto da corsa. Sei il benvenuto. Sulla macchina mia, se vieni, non ti reggio solo sul rubare. Sì. Perché il sedile non ce l'ho. Dico che la potenza ti mette fuori tutti sul sedile su quell'auto. No, ma non ti sente tanto. Ho detto 240 cavalli. 240 cavalli su di 765 kg. Che poi adesso ce l'ho messi qualcuno in vita di chilo perché no, ho messo nel rubare doppi aggiornamenti che stanno con i 15-20 kg, però stavo intorno ai 7,70 molto leggero. Sì. Allora, grazie mille Ernesto, stranamente penso una grazie chiacchiera, una conversazione piacevole. Grazie a te e a Federico, la prima di altre, la prima di tante altre che sta. Grazie ancora Domenico. Ciao. Ciao.